Allora, iniziamo a compiere il passo successivo che ci aspetta in questa ultima settimana, no? L'idea visto questo nuovo calendario che c'è quest'anno con le 3 settimane intere dopo Natale, puntiamo essenzialmente a chiudere in questa settimana la parte lato server, quindi questa settimana lavoreremo ovviamente con l'interazione col database, dopodiché potremmo dire di conoscere le cose che servivano o che servono per fare applicazioni web dello stile di quelle che si facevano 10 anni fa, no? Prima dell'avvento di JavaScript, che però tutto sommato sono la base su cui costruire le altre. Dopo le vacanze invece ci occuperemo della parte lato client e quindi della parte più legata alla tesina. In questi giorni stiamo anche finalizzando le specifiche del sito web su cui lavoreremo in gennaio e poi sarà la base per le varie tesine. Quindi, quando torniamo dalle vacanze cambiamo un pochino registro, ma nel frattempo così avrete tempo di diciamo così, recuperare eventuali argomenti che avete indietro, soprattutto poi provare a fare gli esercizi proposti, no? A questo scopo anche domani in laboratorio vi verranno proposti una serie di esercizi in cascata uno all'altro per costruire una piccola applicazioncina che sono pensati non solo per l'esercizio di domani, ma anche per le settimane successive. Quando dovesse nevicare troppo e non potete uscire di casa. Oggi cosa facciamo? Oggi proviamo a mettere insieme, pensando come farlo, qual è il modo migliore di farlo, due cose che abbiamo fatto nelle 2 settimane precedenti, no? Ricordate l'esempietto della lista della spesa in cui potevamo gestire tranquillamente un elenco e aveva tutte le belle funzioncine di modifica, aggiungi, eccetera. Sposta, modifica, adesso questi qua sono tutti uguali, sembrano tutti uguali perché sono scritti con gli stessi tasti. E funzionava, no? Tutto sommato con un'architettura anche fatta bene perché aveva tutti i controller, le viste, i bin, anzi il grosso bin che manteneva in sessione questo elenco. Poi però abbiamo scoperto i database. Abbiamo scoperto i database e la volta scorsa abbiamo fatto un'applicazione che avevamo chiamato SpesaDB. Che questa volta provava a memorizzare le informazioni sulla lista della spesa non più in sessione dove vengono perse, ma in un database, ancora sempre molto semi-artigianale perché in realtà quel database era unico e quindi di fatto tutti gli utenti del sito condividevano lo stesso grosso elenco. Avremmo dovuto mettere una tabella degli utenti, una chiave esterna per dire ok, questa voce di spesa a quale utente è riferita. Ma sono cose che si possono aggiungere facilmente in un secondo momento. Il problema del lavoro che avevamo fatto la volta scorsa era questo, che avevamo scritto un codice in cui dentro la pagina GSP, in questo caso una pagina che faceva da controller, c'erano direttamente le istruzioni di collegamento al database, le istruzioni di analisi del risultato della query e di modifica del database stesso. Così come nell'altra pagina, avevamo fatto solamente 2 paginette, non avevamo completato perché ci eravamo resi conto che non si poteva continuare così, anche nella pagina di vista, che era la index.csp che mostrava la lista, anche qua avevamo replicato istruzioni estremamente di basso livello. Non possiamo chiaramente lavorare così, vogliamo mantenere un disaccoppiamento tra quello che è la base dati e quelle che sono le viste e i controller. Beh, di fatto il modello Model View Controller già ci aiuta a farlo, no? Perché nel modello MVC noi sappiamo che i controller e le viste, ce l'avevamo in questi lucidi, si passano il controller l'un l'altra ma non toccano mai direttamente i dati. Tutte le volte che c'è da fare un'operazione su un dato, in realtà questa operazione viene chiesta a un componente di modello, cioè noi abbiamo un modello che memorizza lo stato dell'applicazione e questo modello ha i metodi che permettono alle viste e ai controllori di operare su di esso, in particolare al controllore di modificarlo e alla vista di interrogarlo, soprattutto. Questo funzionava bene finché il modello era un bin di sessione. Adesso cosa succede quando questo modello diventa un bin che deve lavorare col database? Allora noi potremmo pensare di mantenere la stessa impostazione,
dice dando al già al bin dei compiti aggiuntivi. Compiti aggiuntivi che siano non solamente quello di rispondere al controller alla vista, ma anche di fare le query sul database. Ad esempio, vediamolo sul codice, nell'applicazione, quella fatta bene col model view controller della lista della spesa, i controller erano molto semplici, no? Tu aggiungi, talmente semplice che non lo carica, perché questa è una versione vecchia, aspettate. Erano molto semplici, erano una coppia di istruzioni che di fatto delegavano al bin sottostante tutte le operazioni necessarie. Così come queste operazioni venivano implementate direttamente dal bin. Quindi noi avevamo questo lista spesa bin che faceva tutto il lavoro di fatto. Aveva il metodo aggiunge, elimina, modifica, eccetera, i vari che abbiamo creato. Allora uno potrebbe decidere di agire a questo livello. Se io modificassi questo metodo aggiungi, facendo in modo che anziché lavorare sulla variabile locale spesa, che poi verrà ovviamente insieme a tutto il BIM memorizzato in sessione, anziché aggiungere una voce a questa spesa, qui facessi una insert nel database e sarei a posto. Perché avrei una componente di modello che ha la stessa interfaccia, di fatto, gli stessi metodi, ma poi l'implementazione dei metodi non vanno a modificare una struttura dati locale come può essere questa, ma bensì vanno a modificare direttamente la base dati. Così come l'operazione di elimina va, anziché fare un remove della lista, farà una delete nel database. È chiaro che non è un'istruzione sola, perché qui c'è un'istruzione spesa.remove, là invece dovremmo fare la connessione, mandare la query, controllare l'eccezione, eccetera, eccetera. Ma vabbè, l'abbiamo comunque nascosto in un metodo elimina del bin. Quindi potremmo avere il bin che ci pensa lui direttamente a aggiornare, modificare le tabelle del database. E quindi di fatto avere un bin per ogni tabella del database e offra a questo bin una serie di metodi che siano le operazioni più frequenti da compiere su quella tabella. Questa sarebbe una soluzione che spesso si adotta. Ha due piccoli problemini, per cui io preferisco fare ancora un passo in più prima di implementare e adottare questa soluzione. Il primo problemino è che il BIM viene fortemente, a questo punto, vincolato a una modalità di rappresentazione dei dati. Quindi quel Java Bing avrà una serie di metodi e ogni volta che devo fare un'operazione nuova devo andare a modificare questo Bing. Il Bing tra l'altro viene riusato in tutte le parti del sito. Cioè, di fatto questo Bing funziona in due modi. Rischierebbe di assumere due ruoli diversi. Uno è quello di memorizzare i dati e ricordarseli, quindi far da oggetto semplice che gestisce dei dati, e l'altro di conoscere quali sono le elaborazioni da fare sul database. E quando dai due ruoli diversi allo stesso oggetto, dopo un po' è facile che si complichi, no? E che non riesca più a mantenerlo in modo semplice. Ad esempio, questo lista spesa bin gestisce sia voci singole, ad esempio nel caso della modifica, sia elenchi, gruppi. Allora, sì, ma gestisce la voce o gestisce l'elenco di voci? Perché in teoria, se uno volesse mettere i metodi vicino all'oggetto di cui servono, per aggiungere o modificare una voce dovrei mettere dei metodi di accesso al database nel bin voce. Invece quelli che fanno la ricerca e la cancellazione la devono fare nella lista. Non è facile. È facile capire che è un oggetto voce che corrisponde a una riga e l'oggetto lista spesa che corrisponde all'intero elenco di voci. Però se poi mi chiedo quali sono le operazioni, a quale oggetto devo chiedere di fare le operazioni sul database che corrispondono all'aggiunta, alla cancellazione, al riordino, e alcuni saranno sulla lista, alcuni saranno sulla voce, alcuni non sarà poi così chiaro deciderlo. Non è una questione di vita o di morte, ma è una questione di chiarezza del codice.
Così come questa variabile spesa, questa variabile locale spesa, potevamo quasi pensare che non ci servisse più, ma se tutte le operazioni le faccio sul database non mi serve più avere una copia, un array list locale che contiene tutta la lista della spesa. In realtà non è così, perché ci sono dei metodi, ad esempio la vista che deve visualizzare tutto, ha bisogno, anche se solo temporaneamente, dell'elenco completo da visualizzare. Quindi abbiamo comunque bisogno di una variabile locale, ma non più per tutti i metodi, perché non è più quella variabile lì il dato su cui veramente operiamo. Il dato su cui veramente operiamo sarà il database e quella variabile serve di comodo per contenere dei dati di parcheggio. E quindi, se vogliamo, ci stiamo accorgendo che quando parliamo di modello ci sono due scale temporali diverse. C'è il modello veramente persistente, che è quello del database, e poi ci sono dei pezzettini di modello che mi servono in questa pagina. Abbastanza usa e getta. Allora, sarebbe bello separare anche queste due cose. Allora, come facciamo a farlo? Noi useremo un pattern di accesso che è famoso, insomma, è abbastanza utilizzato, per aiutarci, no, a ragionare su come organizzare le classi. E poi dopo le implementiamo, così vediamo se ce la facciamo. È un pattern che si chiama DAO, Data Access Object. Sapete cos'è un pattern nella programmazione oggetti? No. Un pattern è una soluzione standardizzata a un problema ricorrente. Cioè, tutte le volte che devo fare un certo tipo di cosa, devo trovare il modo di implementarlo usando i costrutti del linguaggio di programmazione. Allora, se quel problema è ricorrente, probabilmente lo provi a fare in un modo, in due, in tre, fino a quando non trovi un modo che sia soddisfacente. Dice, ma questo qui mi piace, non ha controindicazione o ne ha molto poche. Quindi da adesso in avanti uso questo metodo. No? Questo metodo lo posso documentare, no? Sotto forma di quello che si chiama pattern. Cioè una soluzione, uno schema di soluzione. No? Il pattern più semplice che conosco si chiama singleton, no? Che è un metodo per essere sicuri che quando crei un'istanza di una classe non ne crei al massimo una sola. Ci sono delle classi di cui ne voglio creare una sola al massimo, non più di una, e quindi come faccio se devo impedire, no, che chiunque possa fare new di una nuova istanza di quella classe lì? Quello si può fare, ad esempio, rendendo il costruttore privato e creando un metodo statico che in realtà crea la classe. Insomma, non voglio entrare nel singleton adesso. Sono cose che a prima vista darebbero da pensare, no, come faccio a farlo, devo pensare ai pro e ai contro. Ma una volta trovata la soluzione, quella soluzione si riapplica in molti altri contesti. No? E quindi prende il nome di pattern. Ecco, in particolare, quello che ci interessa è rappresentato da questo diagramma delle classi, che rappresenta il modo, no, con cui lavoreremo nell'applicazione web, quindi la regola che ci diamo per organizzare le classi adesso che lavoriamo anche col database, non solamente più col modello in memoria. Allora, qui ci sono due estremi, a sinistra e a destra, che sono il business object, che qui sono chiamati business object e data source. Il business object, vediamoci la pagina JSP, il controller o la vista, cioè colui, l'oggetto, la JSP alla fine è un oggetto che ha bisogno di fare certe cose, delle funzionalità di business, funzionalità vere, no? Logica. All'estrema destra, data source è un oggetto che è in grado di agire sui dati veramente memorizzati nel database, no? Pensatelo all'oggetto connection, all'oggetto statement, quella parte lì, no? Di JDBC. Quindi a sinistra c'è la pagina JSP. A destra ci sono le funzioni JDBC che mi permettono di parlare col database vero e proprio. Fino alla settimana scorsa le mescolavamo le cose, chiamavamo le funzioni JDBC direttamente dalla pagina JSP. Ok? Questo codice qui. Nella pagina JSP mescoliamo istruzioni JDBC con istruzioni HTML. Questo schema cosa ci suggerisce? Ci dice non fare così. Ma ogni volta che devi agire da una pagina JSP su una base dati, fatti aiutare almeno da due classi diverse.
o da due famiglie di classi. Alcune classi che sono qua chiamate transfer object saranno degli oggetti nei quali copiare i dati che ti serve trasferire, copiare i dati che, di cui avrai bisogno, i risultati. Nella maggior parte dei casi, quando faccio una query in un database, il risultato non è mai un numero o una stringa, sarà sempre un elenco di campi, magari una lista di strutture le quali hanno diversi campi. Allora, abbiamo di oggetti che rappresentino il singolo dato oppure l'elenco di dati. Questi oggetti sono oggetti, il nome dice transfer object, solo per trasferire l'informazione. Quasi non hanno logica. O meglio, loro hanno dei dati, hanno eventualmente la logica per gestire quei dati, ma senza sapere dove questi dati sono memorizzati. Non gli interessa. Non interessa se quel dato arriva da un form dell'utente, se arriva da query del database o se arriva da qualcosa di più complicato. Mentre invece c'è un'altra classe che si chiama il Data Access Object, il DAO, D-A-O, lo chiameremo per brevità, che è poi quello che dà il nome a questo pattern, a questa pagina. E infatti se voi cercate, no, per trovare questa pagina, basta che vi cerchiate pattern DAO e vi porta esattamente a questa pagina qua, che è l'oggetto che interagisce col database. Per cui cosa succede? Che quando una pagina, immaginiamoci qua un controller, ha bisogno di interrogare il database, crea un nuovo DAO, questo DAO a sua volta in qualche modo nasconde il data source, quindi la variabile connection, le variabili statement che fanno parte di JDBC vengono usate dal DAO, ma non vengono mai viste dalla pagina JSP. E questo DAO fa le query e dove mette i risultati di queste query? In oggetti di trasferimento, che possono essere creati, possono essere modificati, possono essere interrogati, e poi il business object alla fine ottiene, quindi legge, i risultati che sono stati depositati qua dentro. Qui mette sempre ottiene barra modifica e crea barra usa, perché l'operazione potrebbe essere un'operazione di interrogazione, allora il DAO interroga il database e crea il risultato e questo risultato viene ottenuto dalla pagina JSP. Oppure può essere un'operazione di inserimento, allora avvengono le altre cose. Il business object prima crea o modifica l'oggetto che contiene i dati da inserire nel database o da modificare nel database e il DAO semplicemente li usa per fare la insert o per fare l'update, che dipende chiaramente dal tipo di operazione. Però la cosa interessante su cui dobbiamo fare attenzione è la direzione di queste frecce. Questo transfer object è il più semplice di tutti perché non conosce niente, non sa niente. Questo transfer object non ha frecce che vanno da nessuna parte, quindi vuol dire che al suo interno non c'è nessun riferimento né al database, né al DAO, né alla pagina JSP. È un oggetto di comodo. È un vero bin, no? Il bin, abbiamo detto, che ha dei campi, ha i metodi get e set e poco altro, metodi di validazione, ma roba di, diciamo così, che interna ai dati che esso gestisce. E il fatto che lui non abbia nessun riferimento lo rende più riutilizzabile. Lo posso usare in più punti, no? Del mio codice, lo stesso. E se dovessi domani cambiare qualche cosa, la struttura del database, aggiungere una colonna a una tabella del database, quel mio transfer object non viene più modificato, non lo devo toccare. E non toccare transfer object significa non dover toccare nessuna delle pagine JSP che lo usano, nessuna delle pagine che fanno JSP due punti use bin di quell'oggetto lì, no? Il che è un vantaggio. Il data source non è noto al business object, quindi nelle pagine JSP non c'è nessun riferimento al data source e quindi buttiamo via un'altra cosa bruttissima, che nella pagina JSP c'era l'indirizzo del database con utente e password, per cui un sito con 100 pagine JSP aveva replicato in 100 posti diversi questo indirizzo e faceva 100 volte le stesse istruzioni in posti diversi, ricopiati e duplicati. In questo caso la pagina JSP non vede il data source, vede solamente un oggetto il quale poi vedrà il data source. Questo oggetto ovviamente deve conoscere il transfer object perché lo deve popolare, quest'altro. Quindi questo è l'oggetto che conosce tutto, sa chi lo chiama, sa qual è il database, sa quali sono gli oggetti
e ha ovviamente l'implementazione dei metodi. Lì dentro ci mettiamo i metodi di accesso al database. Ok? Quindi è un po' di lavoretto in più da parte nostra. Per accedere al database dovremo creare un oggetto, che ne so, lista, e un oggetto lista DAO, lo chiameremo così per ricordarci che l'oggetto lista contiene i dati e l'oggetto lista dato contiene le query, i metodi che faranno le query. Dopodiché ci sarà nel lista DAO un metodo dammi la lista completa, il quale metodo restituirà proprio un lista DAO, è un lista normale, un transfer object. Quindi dobbiamo un po' abituarci a lavorare in questo modo. Quindi quello che farei a questo punto è provare a prendere l'applicazione web precedente e migrarla poco a poco verso questo nuovo pattern. Di fatto prendo l'applicazione che lavorava solamente in sessione, adesso abbiamo già il database pronto, che è quello che avevamo fatto la settimana scorsa, e incastrare nell'applicazione web questo tipo di lavoro. Quindi le pagine GSP le dovremo modificare perché non dovranno più parlare direttamente col Bing, il Bing sarebbe quello qua sotto. I metodi non sono più nel Bing, ma sono in un oggetto separato, quindi di fatto ogni Bing va tagliato in due e separato. Dopodiché questi oggetti DAO che cosa fanno? Non siamo obbligati, mentre magari appunto per gestire l'elenco delle voci abbiamo diversi oggetti, l'oggetto voce, l'oggetto lista di voci, poi potrebbe esserci un oggetto più semplice che non ha la data o non ha l'ordine. E allora ognuno, diciamo, ha i campi che gli servono. Il DAO potrebbe essere unico per tutto ciò che concerne le voci o l'elenco. Non abbiamo più il problema di dove lo metto il metodo di inserimento o di riordinamento, lo metto nella voce o lo metto nella lista. Lo metto nel DAO, che contiene tutti i metodi che per quanto riguarda voci o liste di voci, no? Accedono al database, e quindi ho anche un minimo di accorpamento di tutte le query in un unico punto. Qui c'è un esempio di utilizzo sotto forma di diagramma delle sequenze, così lo leggiamo per farci un'idea di come dobbiamo programmare. Ricordiamoci sempre, pagina GSP, classe DAO, il Bing, quindi classe semplice, e il JDBC del database. Quindi abbiamo un oggetto che vuole fare in questo caso vuole interrogare il database. Allora il business object cosa fa? Lui crea il DAO, crea una classe di accesso al database, un data access object, crea un oggetto per accedere ai dati. Crea questo DAO e poi chiede a questo DAO dammi i dati, no, dammi l'elenco della spesa, noi facevamo. Questo DAO a sua volta, lui non lo sa, la differenza tra il DAO e il transfer object è che il transfer object ha i dati ma non ha i metodi, non ha le query. Il DAO ha le query ma non ha i dati, non ha i risultati, lui non ha memoria questo DAO, è solamente un oggetto che ha tanti metodi che fanno le query. Allora questo metodo quando la pagina GSP gli chiede dammi i dati, dammi l'elenco della spesa, e lui non può fare altro che parlare col data source facendo una query. Qui dice get data, ma in realtà qui dentro ci sarà statement.execute query, esegue la query. Il data source qui non è mostrato perché è di fuori dall'applicazione Java, poi andrà ovviamente a contattare il database, c'è tutto il giochino con result set, ma alla fine il DAO ottiene i risultati. Ottiene i risultati e cosa fa? Li prende e li mette dentro un oggetto. Quindi crea un nuovo oggetto e lo popola, lo riempie, un oggetto ad esempio di tipo lista, di voci, e lo riempie con i dati che ha ricevuto dal database. E questo oggetto viene ritornato al chiamante. Quindi io di fatto ho chiesto, visto dal punto di vista del chiamante, ho chiesto al DAO dammi i dati e lui mi ha restituito un oggetto che contiene questi dati. Per creare e popolare questo oggetto ovviamente ha usato il data source. Questo oggetto non sa chi l'ha chiamato, non sa chi l'ha creato, semplicemente è stato costruito mettendoci dentro questi dati. Poi supponiamo che l'applicazione voglia modificare questi dati. O aggiungo una voce, la modifico, la tolgo.
Allora potrei prendere questo oggetto e pacioccarlo, qui fa vedere set property, gli cambio dei valori, e una volta che ho cambiato dei valori, magari perché voglio inserire una nuova voce, perché voglio modificare una voce esistente, posso chiamare il DAO nuovamente dicendo: senti, adesso salva questi dati. Salvare i dati passando al DAO anche il transfer object, dicendo salva i dati che sono rappresentati dentro questo oggetto. Allora il DAO che cosa farà? Interrogherà l'oggetto per sapere quali sono i suoi dati e poi farà finalmente la query sul database, l'update, la insert che deve fare. Quindi sempre tutto mediato in questo modo. Io ho questi oggetti che contengono i dati, transfer, è un parcheggio dati. Il DAO crea i dati, li salva nel transfer object, il business object li prende e li usa. Il business object crea dei dati, li mette nel transfer object e poi il DAO li prende e li usa. Il transfer object è stato usato solamente per trasferire i dati in un modo sensato, senza chiamare 12 parametri diversi, ma incapsulandoli in un unico oggetto. Quindi questa è un po' la logica che cercheremo di replicare, con un'unica differenza rispetto a questo diagramma, che è questa create. Questo metodo create noi non potremmo farlo così, non sempre, perché questo presuppone che il DAO possa creare un nuovo transfer object. Normalmente può, non c'è nulla che gli impedisca di fare una new di un oggetto di tipo lista della spesa. Salvo quando quell'oggetto lista della spesa lo vogliamo salvare in sessione, ad esempio, o nello scope di request. Allora, gli oggetti che vengono salvati nella sessione, nella richiesta, non li dobbiamo creare noi. Ricordate che non facciamo new, ma facciamo JSP due punti use bin. E quindi la new di fatto la fa Tomcat. Quindi in quel caso, se noi vogliamo riempire i dati di un utente nella sessione, mettendo in sessione, oppure riempire la variabile di sessione con i dati della lista, il DAO non potrà creare un nuovo oggetto lista, perché l'oggetto lista ne ho già uno, è quello che c'è in sessione. Allora avrò un metodo che anziché chiamare create lo chiamerò fill, cioè riempi. Scrivi dentro questo oggetto che è già stato creato, te lo do già, e devi solamente compilarlo, anziché crearlo nuovo. Questo solamente per la particolarità che se l'oggetto è usato come bin, viene creato a monte dal container, da Tomcat, e non deve essere creato dal nostro codice. Quindi una leggera anomalia rispetto a quello che è il pattern standard, che poi viene usato, questo pattern viene usato in generale. Se anche facessi un'applicazione grafica Java, va bene così. Nel caso specifico di applicazioni web ci sono un paio di accortezze in più, ovviamente. Allora, con questa figura in mente cerchiamo di soprattutto chiarirla e concretizzarla con l'esempio. Teniamo questa. E torniamo al nostro codice. Allora, vediamo un po'. Perché due aggiungi mi fa così? Scusate. C'è, ok, un tentennamento. Allora, lasciate perdere il fatto che si chiama lista spesa old, perché in realtà ciò che faccio adesso l'ho fatto prima su un progetto parallelo, quindi ho dovuto cambiargli il nome. Allora, ciò che vogliamo fare è prendere, abbiamo questa lista della spesa e abbiamo il vecchio spesa DB e vogliamo migrare le due cose. Partiamo chiaramente dalle cose semplici, no? Dalla vista, quindi dal view lista mostrava l'elenco, questo era fatto lavorando tranquillamente sulla variabile di sessione, che lavorando col database in realtà veniva realizzato nella pagina index.jsp che conteneva il tutto. Adesso noi cerchiamo di modificare il view lista in modo che lui non lavori più
direttamente col bin di sessione, ma lavori sul database. Okay? Quindi dovremo modificare sicuramente la viewlist e sicuramente anche il bin di sessione e altre cose. Allora, cosa dobbiamo fare nella view? ViewList è la più semplice, non ha il controller, non ha altri metodi, l'unico metodo che ha è questo listaspesa.getSpesa. Questo presuppone di ricevere un bin già popolato con l'elenco della spesa e il getSpesa mi dà direttamente la lista. Questo bin in questo caso è memorizzato in sessione, no? L'abbiamo messo qua. Adesso non è più così, non ci sarà più nessuna variabile di sessione che si ricorda l'intera lista della spesa. Tutte le volte che la vogliamo vedere dobbiamo fare una query nel database, una nuova query nel database. Ok? Allora, di fatto questo ViewList lo trasformiamo in un bin semplicemente di richiesta, e ci mettiamo di fronte un controller che faccia la query vera e propria, no? Che vada a interrogare il database. E questo controller potrebbe essere una nuova pagina che facciamo do lista. Quindi do lista che cosa farà? Innanzitutto è un controller, quindi non ho bisogno dell'HTML. Farà interroga il database per ottenere l'elenco delle voci e poi passa il controllo a ViewList per impaginarle. Barra visualizzarle. No? Prima non avevamo bisogno del controller perché le informazioni erano già in sessione, erano già pronte, quindi la vista doveva semplicemente impaginarle. Adesso invece abbiamo bisogno perché c'è un passo in più. Devo prima ottenerle e poi visualizzarle. Ottenerle è un lavoro che farà il DAO per conto di un controller. Passa il controllo ViewList per impaginare e visualizzare vuol dire semplicemente, lo sappiamo già, JSP due punti forward, page uguale ViewList.jsp. Niente di più. Interrogo il database per ottenere l'elenco delle voci, e beh, è tutto il lavoro che dobbiamo fare. Dobbiamo creare innanzitutto, abbiamo detto, un oggetto di tipo DAO, Data Access Object, e poi devo chiedere al DAO di ottenere l'elenco e memorizzarlo nel bin. Quale bin? È un bin che da questo controller arrivi alla lista, alla vista. È lo stesso bin che prima avevamo in ViewList, questo qua, questo lista spesa, che l'abbiamo declassato da bin di sessione a bin di richiesta. E quindi è condiviso solamente tra questo controller e questa vista. Ok? Allora, crea un oggetto DAO e chiedi al DAO di ottenere l'elenco e memorizzarlo nel bin. Sono queste due operazioni che devo fare. Dopodiché passo il controllo alla vista che si troverà dentro lista spesa già i dati, che a questo punto non sono più i dati memorizzati per sempre in sessione, sono i dati relativi all'ultima volta che ho fatto la query, ma subito dopo questi dati verranno buttati via perché la prossima volta dovrò di nuovo rileggere il database. Crea oggetto DAO, allora vuol dire che io mi farò un altro oggetto una nuova classe che anziché metterla punto lista spesa fatemi fare un package punto database
così dentro, lì dentro ci metto tutti gli oggetti che hanno a che fare col collegamento al database. Eh sì, non new class magari, la chiamo rename lista spesa DAO. Questa classe che cosa dovrà fornirmi? Beh, poi i vari metodi li dovremo aggiungere uno a uno, ma quello che ci serve per ora è un oggetto che interroga il database, scusate, un metodo che interroga il database e mi riempie il bin. Quindi sarà un metodo fill lista spesa, ma sono metodi che in gergo si chiamano filler, cioè prendono un oggetto e ne riempiono i campi, che riceve, lui non ritorna nulla, quindi può essere un void, e riceve in parametro il bin della lista spesa, lista spesa bin, lista spesa bin, spesa. E lui farà le query. E poi, ovviamente il risultato lo mette dentro questa variabile spesa. Usando i metodi che ha lo spesa bin, lista spesa bin. Era già un oggetto che aveva i suoi metodi, aggiungi, inserisci, modifica, che per noi modificavano i dati veri. Adesso modificheranno una copia temporanea di questi dati, ma questi stessi metodi li possiamo riutilizzare tali e quali. E quindi cosa dovrà fare questo fill lista della spesa? Scusate, torniamo indietro al controller. Quindi vuol dire crea un oggetto DAO, vuol dire semplicemente lista spesa DAO. Lo chiamo spesa DAO, uguale new, lista spesa DAO, punto e virgola, e subito dopo, qui, gli dirò, caro oggetto spesa DAO, tu che sai parlare col database, mi riempi l'elenco della spesa e me lo metti dentro lista spesa? Così tra un secondo che faccio forward questa lista della spesa che tu mi hai riempito viene passata alla vista che era in pagina e la vista non la devo più modificare perché già funzionava bene così con quel bin? Quasi. Poi ci saranno alcuni dettagli sul numero d'ordine che cambiano. Questo deve fare il controller. Quindi delega al spesa DAO, fammi la query e gli passa l'oggetto nel quale questo metodo deve memorizzare il risultato della query. Quindi normalmente quando noi chiamiamo un metodo per ottenere un risultato è un metodo di tipo get qualche cosa. E questo metodo fa dei calcoli e mi restituisce un oggetto che contiene il risultato. Quindi anziché fare un get facciamo un fill. Cioè l'oggetto ce l'ho già ma non contiene nessun dato utile, te lo passo in modo che tu lo... perché è già stato creato qui nella use bin. Il controller è qua, è finito, in realtà non c'è la gestione degli errori perché dovrei vedere se questo metodo qua ritorna con successo oppure no, se avesse zero voci oppure se ci fosse un errore di connessione col database, ma per ora facciamo un passo alla volta. Quindi tutto il lavoro in realtà va a finire qui dentro questo DAO. Il lavoro sporco lo mettiamo dentro una classe e va bene, perché così ci permette di separare il ragionamento di come interrogare il database rispetto a come creare l'applicazione web. E se un domani decidessimo che il database va ristrutturato, bisogna aggiungere delle tabelle, bisogna aggiungere degli indici, bisogna ottimizzare le query, basta agire dentro i metodi di un oggetto e il resto dell'applicazione web non lo deve sapere. Purché io alla fine abbia la stessa interfaccia, nel senso che riempia sempre le stesse strutture dati. Allora, fai la query nel database, in realtà ce l'abbiamo già questa query, perché era quella che facevamo nel file che si chiamava index.jsp. Collegati al database, lo statement era questo,
esegui la query, e beh, là all'epoca quando abbiamo eseguito la query immediatamente mettevamo i risultati in una tabella HTML. Adesso ci facciamo furbi, non lo facciamo direttamente in una tabella, ma lo parcheggiamo in una struttura dati e poi dopo la vista farà l'impaginazione. Sì, dimmi. Cosa? Dobbiamo passare per avere... Non ti sento, scusami. Qua? Un oggetto di tipo lista spesa bin. Il doLista cosa fa? Crea il DAO e dice, caro DAO, fammi la query nel database e metti il risultato in questo oggetto, in questo bin. Io gli passo il bin vuoto, una lista vuota, ok, che è appena stata creata dallo useBin, e chiedo al metodo, aggiungi dentro le cose che trovi nel database. Ti do un foglio e dico scrivici sopra il risultato. Allora, dicevamo, lista spesa, questo qua dovrà quindi come suo scopo fare la query e poi riempire questo lista bin. Fare la query, dicevamo, è composto da due parti. Una è collegarsi al database, quindi fino a qua, queste prime tre istruzioni. E la seconda è la query vera e propria. Allora, queste prime tre istruzioni, poiché sono, le useremo sempre, io mi faccio una classe comoda in cui vado a incapsulare solamente queste tre istruzioni qua, se non vi spiace. Così evito ogni volta di ripeterle e ho un punto solo in cui sono scritte. Impareremo più avanti, forse venerdì, forse in gennaio, a fare ancora di meglio, no? Nel senso di far gestire da Tomcat anche questa fase qui. Ma, come sempre, un passo alla volta. Allora, io mi creo, solo per comodità, un'altra classe che per tradizione chiamo di bconnect, tradizione di questo corso, l'abbiamo sempre chiamata così, sempre nel package database. Questa classe di bconnect è una classe che restituisce la connessione al database. La connessione JDBC al database. E quindi avrà un metodo semplicissimo che chiamo getConnection, con l'oggetto connection è ovviamente java.sql.connection, e questo metodo connection, cioè, questo questa connessione la ottengo con queste tre istruzioni. Sono sempre le stesse, le sto solo nascondendo e organizzando in classi in modo che siano più facilmente gestibili. Adesso qua si arrabbia un pochino perché, poi vi devo ritornare, perché mentre in una JSP le eccezioni sono gestite da Tomcat, in una classe Java le eccezioni ce le dobbiamo gestire noi. Allora, driver manager, devo importarlo. E poi mi dice, attenzione che qua viene generata un'eccezione di tipo class, può essere generata un'eccezione di tipo class not found se non c'è la libreria JDBC, e quindi, no, scusate, ci mettiamo un try catch intorno, no, intorno all'istruzione, non al blocco. E questo invece può restituire un errore, un'eccezione di tipo SQL exception, se la connessione non va a buon fine. Quindi mettiamoci per ora i try catch e poi in realtà l'errore dovrà essere poi gestito in qualche modo. Per ora, se la connessione fallisce, l'implementazione di default che mi dà NetBeans del try catch è stampare il messaggio d'errore e poi in fase di debugging lo andiamo a vedere. Questo metodo lo definisco come metodo statico. Metodo statico, sapete che è un metodo che si può chiamare direttamente sulla classe senza bisogno di creare un'istanza, perché in realtà questa di bconnect non fa niente, non ha dati, contiene solamente questo metodo. Quindi ogni volta che un DAO, perché lo faranno solamente i DAO questa operazione, ha bisogno di collegarsi al database, non va a ripetere ogni volta queste cose,
ma farà semplicemente un connection con, ad esempio, uguale dbconnect.getConnection. E così abbiamo concentrato dentro quell'oggetto dbconnect tutti i dettagli di collegamento database. Vogliamo cambiare database? È cambiata la password? Cambiamo solamente l'oggetto dbconnect. Quando impareremo a un nuovo modo di collegarci al database, che è basato sui connection pools, cioè blocchi di connessione che vengono aperti tutte insieme per avere un'implementazione più efficiente, anche lì basterà solamente modificare il metodo getConnection. Quindi l'abbiamo incapsulato per poterlo poi modificare in futuro. E quindi il DAO deve solamente più concentrarsi sul far la query. Statement, ma io di nuovo abbiamo già un'implementazione che funzionava, solo che era mal ingegnerizzata, e la possiamo importare. Qui dobbiamo inserire java.sql.statement, java.sql.resultSet, e poi qua si arrabbia perché possono saltare fuori delle eccezioni di tipo SQL exception, e allora lo possiamo fare così. Dunque, facciamolo. Ok, no, questo era già dentro. Ok. Tutto ciò che tocca il database è potenzialmente pericoloso, nel senso che può generare un'eccezione. Se tutto va bene, nel senso che sono riuscito a eseguire la query, posso effettivamente fare il lavoro, riempire quell'elenco della spesa. Ok? Allora, posso farlo come? A questo punto, no, ricordiamo, la query l'ho fatta. Ho result set, estraggo uno a uno le righe del result set, che saranno 0, 1, 2 o 100, e per ciascuna di queste non faccio ancora la print, non la stampo video, ma la metto dentro la lista della spesa. Quindi avrò un while res.next, che è il metodo classico di navigare result set, e per ogni voce spesa, punto, cioè avevamo un metodo aggiungi che possiamo riutilizzare. Quel bin, cerchiamo di usare quello che avevamo. E aggiungo che cosa? Devo aggiungere il nome, no? Il testo. Il testo della voce, ma dove? Della voce della spesa. E dov'è il testo? Beh, è nella colonna che si chiamava voce nel database. Nel database in realtà quella colonna si chiama voce. Va bene, risultato, result.get.string dalla colonna voce. Quindi, dal result set, una riga dopo l'altra, vado a prendere ogni volta la colonna voce e la aggiungo alla lista spesa, a quell'oggetto lì. Alla fine del while avrò aggiunto tutte le voci della spesa in ordine, order by order, e quindi vengono rappresentate in ordine, e posso tranquillamente uscire, nel senso che non devo fare nessun return perché i dati li ho già modificati direttamente nella variabile chiamante. Mi ricordo invece di liberare lo statement e la connessione. Quindi le istruzioni sono sempre le stesse, quelle che dobbiamo eseguire, ma le abbiamo sparse in modo diverso, in modo che ciascuno metodo avesse un compito e uno solo. Quindi in teoria, richiamando doLista, adesso dovrebbe funzionare tutto come prima. E vorrei far notare che se funziona tutto come prima, noi la viewLista, che era quella più complicata, non l'abbiamo per nulla toccata finora.
poi dovremo toccarla, ma il fatto di poter fare delle modifiche così profonde come cambiare una rappresentazione dalla memoria al database senza quasi toccare le parti di front-end vuol dire che forse siamo sulla strada giusta. Vediamo se funziona. Io non sono sicuro di avere MySQL attivato qua, fatemi solo controllare. Sì, infatti era fermo. Lo avviamo, incrociamo le dita e lanciamo Dolista. Dolista era qua. Null pointer exception. Null pointer exception dove? Fill lista spesa 27. Lista spesa, fill lista spesa 27. Alla connessione. Null pointer exception è su questa istruzione qua, quindi con non va bene. Allora, per capire perché la connessione è andata bene, andiamo a prendere l'output di Tomcat, dove si ingrandisce, e a un certo punto dovrà avermi dato un messaggio, ah ecco, non ha trovato, non suitable driver found. Non ha trovato il driver JDBC. È vero, perché mi sono dimenticato di aggiungere la libreria JDBC a questo progetto. L'avevo fatto all'altro, ma non a questo. Quindi in realtà è un problema facile da risolvere. Librerie. Aggiungi una libreria. MySQL JDBC driver. Ok. Adesso riavviamo Tomcat. E riproviamo. Toolista.jsp. Vabbè, sempre lì. Sempre la 27. Vediamo se il messaggio di errore è lo stesso. Non suitable driver found, però questa volta l'ho messo. Ok, si sta riavviando. È andato stavolta e mi ha fatto vedere lista da dove arrivano queste cose. Sono quelle che erano nel database che avevamo fatto la settimana scorsa per prova. Se io ricarico questa pagina, ogni volta che la ricarico, ovviamente non ce ne accorgiamo, ma viene fatta una nuova query sul database, che di nuovo fa la select della tabella, e quindi quel bin a questo punto è diventato un bin. Adesso nessuna delle altre azioni funziona, perché non sono ancora state modificate. Dobbiamo modificare una per una tutte le varie cose. A questo punto modificarle significa semplicemente, o nella maggior parte dei casi significa andare a ritoccare il controller e aggiungere un metodo al DAO. Poi a volte bisogna ritoccare un po' di più anche la vista, ma tendenzialmente facciamolo aggiungi, che è l'altra facile. Anche perché ce l'avevamo già implementata nella versione non model view controller, non con i modelli a oggetti fatti bene.
Aggiungi significa andare a agire in questo. Ma che cacchio. Non gli piace che io apra due aggiungi. Il resto sì, no neanche. Allora, facciamo una cosa. Proviamo a chiudere questo. Perché mi fai così? Chiudi il progetto. Nobilodi perché, caro mio? Questo, no, neanche più questo adesso. Do list l'abbiamo appena fatto. Vediamo di convincerlo, eh. Infatti c'è. Boh. Allora, dicevamo, aggiungiamo la funzionalità di aggiungi. La pagina 2 aggiungi riceveva un parametro voce dal form e poi chiamava il metodo listaspesa.aggiungi. Aggiungeva questa voce alla lista della spesa. Adesso dobbiamo cambiare perché la lista della spesa non è più il detentore del modello, ma dovrà essere il DAO. Quindi in realtà questo controller non ha più bisogno della lista della spesa, del bin di sessione lista spesa, non gli serve più, ma si deve andare, deve fare lo stesso lavoro che faceva la do lista. Cioè andare a prendere il DAO, crea l'oggetto DAO, che va bene sempre che sia lista spesa DAO, è lo stesso, aggiungeremo un metodo a questo, e poi ovviamente chiameremo un metodo diverso, non sarà più lista spesa.aggiungi, ma sarà spesa DAO.aggiungi della voce. Quindi io qua faccio un po' di copia e incolla, chiede al DAO di, e questo qua modifico il commento, aggiungere la voce al database. E poi, in realtà potrei quasi, ma non lo posso ancora fare, passare alla view lista. Vediamo di aggiungere il metodo aggiungi, poi torniamo su, questo forward. Ok, quindi dal punto di vista del controller è cambiato abbastanza poco. Il controller anziché parlare col Bing parla col DAO, o col Bing, col DAO, o con entrambi a seconda dei casi, no? Il Bing conterrà i dati, il DAO conterrà le query. In questo caso devo fare una query di aggiunta, aggiungo il metodo aggiungi, scusate il gioco di parole, al Bing, spesa DAO, al DAO, scusate, alla classe. Quindi dentro DB ho il mio lista spesa DAO, e metterò un metodo nuovo, aggiungi, di una nuova voce. Questo metodo aggiungi cosa farà? Farà la insert nel database.
Quindi di fatto condivide le prime righe con gli altri. Io copio quello della lista della spesa e poi vado a modificare lo statement, perché anche il metodo aggiungi dovrà prendere una connessione col database, creare un nuovo statement. Lo statement questa volta sarà uno statement diverso, sarà un insert into, come si chiamava la tabella? La tabella si chiamava lista, e la tabella lista ha tre colonne che sono la voce, la data e il numero d'ordine, e gli deve mettere dentro dei valori. Vado a capo solo per leggibilità, no? Qui casualmente mi ricordo abbastanza la sintassi della insert in SQL, se no usando il workbench provo a fare un inserimento a mano e vado a vedere, mi faccio aiutare. Values, dovrò mettere qua tre valori che sono il primo, la stringa dalla linea di comando, fatemi scrivere così e poi lo correggo, la data attuale, la data di inserimento, possiamo chiedere al database, ad esempio usando la funzione now di SQL, inserisci la data corrente di questo istante di tempo, il numero d'ordine è quello che ci dava problemi. Perché ricordate la volta scorsa abbiamo dovuto fare due query, una per trovare il numero d'ordine e l'altra per incrementarlo. E quindi anche qui la stessa cosa, dovremmo fare questo insert, dove questa stringa altro non è che la voce che mi hanno passato e il numero d'ordine, me lo devo calcolare perché per ora non lo so. Allora, questa stringa è facile da inserire perché la andiamo a mettere qua, apice, stringa, apice, data corrente e numero. In realtà il numero lo devo ancora calcolare. Qui sto rifacendo i ragionamenti che abbiamo fatto la volta scorsa, ma tanto vale andare a prendere direttamente parte del codice che avevamo da due aggiungi. E ricordate che come prima cosa andavamo a trovare il valore massimo del valore ordine nella lista, lo incrementavamo di 1 e questo era il valore che ci serviva. Quindi possiamo riusare questa parte di codice e poi su questo valore incrementarlo di 1. Allora questa parte di codice qui che ho selezionato potrei metterla direttamente in quel metodo, ma già che ci sono mi pare molto più pulito avere un altro metodo, sempre del DAO, che mi dice dimmi qual è il massimo numero usato finora, così se servisse in altri punti ce l'ho già. In altri termini, io scriverei, prima di tutto, scriverei int maxord uguale getMaxord. E poi un bel maxord più più, che è il valore che devo inserire. E quindi al posto di questo numero, ovviamente, ci metto il massimo numero d'ordine. Questo getMaxOrd lo devo scrivere, ovviamente, è un altro metodo che devo creare, ma di fatto sarà quel codice che ho selezionato prima, fa un'altra query. Dopodiché, questa insert non si richiama con executeQuery, ma con executeUpdate, e quindi non restituisce un result set questa, ma al limite restituisce un numero intero, e quindi non c'è più nulla da fare dopo. La execute update, quella che serve per le insert, per le update, per le delete, restituisce un numero intero, e questo numero intero rappresenta il numero di righe che sono state modificate. In teoria dovremo, quando faremo anche, aggiungeremo anche il controllo degli errori a questo codice, dovremmo controllare che questa variabile res valga 1, perché ha aggiunto una riga.
Quindi qui lo metto solamente come commento, perché non abbiamo ancora impostato la gestione degli errori. Controllare che il res valga 1. Se no, vuol dire che c'è stato qualche problema di inserimento nel database. Quindi questo metodo qui è finito, in realtà non deve ritornare nulla perché è un void, manca solamente quest'altro, getMaxOrd, che di nuovo sarà fatto nello stesso modo. Public int get, dammi il massimo numero d'ordine, e di nuovo vado a copiare questo codice qui della fill lista spesa, e poi lo vado a modificare ovviamente, che ha tutta l'infrastruttura per collegarmi al database. Qui sono pigro perché in realtà sono sempre le stesse righe. Get connection, create statement, ciò che cambia ovviamente è la query, ma io barando ce l'avevo già perché la settimana scorsa l'abbiamo fatta, e quindi questa qui in avanti ho queste righe. E non più queste. E quindi viene fuori, leggiamolo per vedere se copia e incolla è stato fatto bene. Public int maxOrd ottiene la connessione, crea uno statement, lo statement è questo, seleziona il maxOrd, esegui la query, se c'è almeno un risultato, quindi se ci sono delle voci nella lista, ritorna questo valore d'ordine, altrimenti mettilo a 0. Non devo incrementarlo, perché questo metodo qua, getMaxOrd, dammi il massimo, poi se io voglio, se l'utente vuole se lo incrementa, se no no, statement.close, connection.close, e poi manca ancora return del numero d'ordine così calcolato. Quindi questo dovrebbe, cosa c'è ancora che non gli piace, missing return statement, perché dice che se per caso try catch, diciamo, teniamo meno 1 nel caso in cui non riesca a farla qui. Quindi vedete che questo oggetto qua si sta popolando, sta diventando una serie di metodi tutti simili con le varie query relative alle varie operazioni che si possono fare su questo elenco. I controller e il doLista parlano col DAO e aggiungono la voce alla lista. C'è una sola, quindi questo dovrebbe funzionare, adesso magari è pieno di bachi, le scopriremo, con un'attenzione alla riga 20. La riga 20 dice, prima come pensavamo, quando ho fatto un inserimento faccio il forward alla view, perché tanto fare l'inserimento significava già aggiungere direttamente una riga nella variabile di sessione, nel bin di sessione, e quindi la view si trova già il bin aggiornato. Adesso non è più così, perché aggiungere una riga significa aggiungere una riga nel database. Ma poi, perché la view possa lavorare, quindi prima di poter fare questo forward alla linea 20, perché la view possa lavorare, devo andare a rileggere il contenuto del database. Quindi dovrei qui, prima di fare questo view lista, fare lo stesso lavoro che faceva la do lista. Stavo dicendo cose giuste, ma parlando della pagina sbagliata. La do aggiungi ha aggiunto la voce del database, ma non può fare ancora la forward alla view lista, perché non ha il bin di sessione, di richiesta, che abbia letto dal database il contenuto nuovo dell'elenco. Se lo facessi così, la view lista stamperebbe una lista vuota. Proviamo a vedere se è vero. Run file, non questa però.
ferma lì. Partiamo da do lista, quello di prima, no? Io aggiungo una voce che è ciao, cliccando su aggiungi andrò alla do aggiungi che ho appena fatto, la do aggiungi chiamerà il metodo aggiungi del mio bin, che fa, in realtà fa due query, una per ottenere il max e l'altra per inserire il dato, poi fa, questo avviene, e farà forward alla view lista. La view lista però si trova un bin di richiesta, che è la lista bin, che è vuoto, perché nessuno l'ha riempito. E allora mi stampa la lista vuota. Ma in realtà la voce è stata inserita, perché se io torno di nuovo a mano su do lista, me la fa vedere il ciao, l'ho inserito, c'è. È solo un problema di popolare. Allora, un modo potrebbe essere quello di non fare il forward a view lista, ma fare il forward a do lista, che poi che riempie il bin e a sua volta fare il forward a view lista. Quindi faccio un doppio salto. Allora così dovrebbe funzionare. Quindi di fatto la do aggiungi fa aggiunge, poi dice ok, io ho aggiunto il database, passo la do lista che farà fare la query, e poi passo la view lista che la mette in bella il risultato. Vediamo se funziona, ripartiamo da do lista che di nuovo è questa qui, aggiungiamo a riciao e questa volta giustamente mi rimanda all'elenco. Quindi bisogna fare un po' attenzione perché quel bin lì non è più in sessione e quindi va ogni volta ricaricato. Quindi o lo ricarica il controller chiamante oppure lo ricarica, oppure facciamo un forward a do lista anziché a view lista. E con questo schema possiamo andare a implementare gli altri tre metodi, o quattro, che sono l'elimina, il modifica, lo sposta su giù e cancella tutto. Sono quattro metodi che di nuovo dovremo delegare al DAO per poter implementare. Allora, se volete potete divertirvi a cominciare a implementare questi metodi, se no venerdì vediamo insieme una soluzione possibile con la soluzione di questo, no? Quindi io adesso vi metto a disposizione questa parte, questo progetto che abbiamo fatto finora, poi entro venerdì vi pubblico anche quello completo, così possiamo vederlo insieme. Domani vi verranno proposti una serie di esercizi su un database simile, vi parla di un ordine, di un negozio, no? In cui c'è da ordinare dei pezzi da un magazzino, e ovviamente cercate di realizzarlo con questo metodo, no? All'inizio sembra faticoso, perché prima di riuscire a vedere una pagina con un risultato devi farti 10 classi, perché devi fare il DB Connect, poi il DAO, e poi il controller, e poi la vista, e poi il Bing, e poi il... Però una volta arrivati al primo punto diventa abbastanza rapido e veloce aggiungere nuove funzionalità, proprio perché si tratta di aggiungere veramente un metodo e fare un controllo di due righe. Quindi è se vogliamo, un modo di procedere che paga a lungo termine, non nel brevissimo termine. Va bene? Ok, buona serata allora.